Vengono chiamate anche le invasioni aliene. Si tratta delle invasioni delle specie esotiche non autoctone nelle nostre campagne, nel nostro ecosistema. Sono invasioni silenziose che però mettono a rischio l'ambiente. Allora, IESI, biologi, tecnici e amministratori si sono riuniti in un dibattito organizzato dall'OASI di Ripa Bianca del WWF. Obiettivo: tutelare la biodiversità. L'importanza di mantenere la biodiversità in natura è ormai nota a tutti, almeno in teoria. Tutti, cioè, sappiamo quanto sia importante la catena biologica che lega ogni specie animale e vegetale in un delicato equilibrio raggiunto in centinaia di migliaia di anni. In pratica, invece, oggi ogni ecosistema della Terra è a rischio perché l'uomo non produce solo enormi disastri ambientali, ma modifica la catena biologica depredando, spostando e portando le specie da una parte all'altra del pianeta con grande facilità. L'OASI di Ripa Bianca ha organizzato a IESI un incontro tra biologi, specialisti dell'Università di Ancona e Perugia e rappresentanti dell'ISPRA, l'Istituto di Ricerca del Ministero dell'Ambiente, proprio per rendere noti alcuni dati che riguardano le Marche e tutta Italia. Dall'America Latina l'uomo ha importato da alcuni anni la nutria, che si è inserita di prepotenza negli ambienti lacustri e fluviali senza predatori naturali, si moltiplica velocemente e provoca danni strutturali ai nostri fiumi. Anche l'innocuo gambero rosso che arriva dalla Louisiana è portatore sano di una malattia che stermina le altre specie ittiche. Attenzione poi a tutti noi quando compriamo le piccole tartarughe esotiche che poi crescono a dismisura e vengono abbandonate nell'ambiente. Abbiamo organizzato una giornata di studio, sottolinea il direttore dell'OASI di Ripa Bianca, David Belfiori, per diffondere anche tra gli amministratori la consapevolezza dell'importanza di una strategia che tuteli le specie autoctone contro le specie aliene. Importante poi agire anche alla fonte, evitando la compravendita di animali esotici.